i nostri incontri. Top. Lo spegno. Che devo fare? Adesso. Ah, va bene, no? Però non si sente più niente. Avrà No. un'opzione antipanico. No, non si sente Cinzia. Non si sente Cinzia? niente. Sembra uscita. E allora che fa? Eccola, allora Cinzia, dai. Ok, ho cambiato uffici. Pronto? E adesso è sparita di nuovo, però. Pronto? Maria. Se me è uscito, ma se Dove non si sta? sente. Accensione Facebook Live. Che dobbiamo fare? Sì, ma se non si collegano, non lo so. Beh, ma che fine hanno fatto? Sono loro che hanno organizzato. No, ecco, connessione all'audio in corso. No, Sardegna. Ah, ecco, Cinzia, allora, ci hai abbandonato. Ok, scusa, non sappiamo cosa sia successo, ma è saltato Oddio, tutto. eravamo emozionati. Dicevo appunto, benvenuti e benvenuti a tutti. Riprendiamo i webinar organizzati dal Centro Studi Maurizio e Clotilde Pontecorvo, e oggi vogliamo parlare di un'esperienza didattica che ha guidato il professor Stefano Lotti in un liceo scientifico di Desenzano del Garda. Adesso do la parola a Vittoria Gallina che ci fa un'introduzione all'incontro di oggi. Prego. Viva del Garda, mi raccomando. Viva Arriva del del Garda. Garda, non de Senzano, ecco, Ok, vedi. Mi siamo ex-Austria. sono pure sbagliata. Ma io semplicemente vi voglio ricostruire in due parole perché oggi abbiamo ripreso l'attività in questo modo. Perché durante la prima fase di chiusura della scuola e soprattutto durante la seconda abbiamo coinvolto gruppi di docenti su alcuni temi che riguardano la vita della scuola. Abbiamo fatto un incontro sulla valutazione, una sull'importanza dell'ascolto, sull'insegnamento della storia contemporanea e poi sull'esperienza della DAD, potenzialità, limite, eccetera. E poi una cosa sulla formazione iniziale dei docenti, in particolare della secondaria superiore. A ripresa della scuola, quest'anno abbiamo pensato, l'anno scorso abbiamo fatto parlare molti docenti, adesso cerchiamo di far parlare gli studenti. Non è molto facile far parlare gli studenti, anche perché poi bisogna passare attraverso le scuole, chiedere permessi, insomma è complicatissimo. E comunque avevamo anche tentato di coinvolgere alcuni insegnanti per avere qualche idea su che cosa chiedere agli studenti. Comunque, quello che a noi sostanzialmente ci interessava di mettere a fuoco, e speriamo di farlo nel corso di questi incontri, una valutazione dell'esperienza degli studenti che hanno fatto in questi anni. Chiedere anche a chi sta ancora a scuola le loro aspettative rispetto al nuovo anno scolastico che si apriva in presenza. Poi oggi proprio un giorno sfortunato perché è il giorno che sta tra la chiusura e l'apertura. Insomma, non si capisce bene chi è autorizzato a firmare l'apertura della scuola o la chiusura della scuola, ma anche e soprattutto una riflessione sul lavoro che hanno svolto in solitudine o utilizzando le tecnologie informatiche o vedendosi con gli altri studenti, eccetera. Ecco, allora in tutto questo io ho incontrato, penso per fortuna di tutti noi, l'esperienza che hanno fatto gli alunni del professor Stefano Lotti, che io ho conosciuto oramai da parecchi anni al
Summer School di Dobbiaco e io ho scoperto che lui ha fatto un grosso lavoro, anche perché era abituato, mi pare, a lavorare in una maniera un po' mista, no? Tra strumenti innovativi e un lavoro molto serio dal punto di vista anche della resa scolastica. E dal lavoro durante l'anno della pandemia, in preparazione dell'esame di maturità, gli studenti guidati dal professor Lotti, quelli che io ho chiamato le vittime del professor Lotti, però mi sono anche domandata se invece in qualche modo il professor Lotti era stato vittima di questi studenti, hanno fatto un lavoro che mi è sembrato incredibile e che bisognerebbe far conoscere, perché si dice gli studenti hanno perso anni di scuola, non vogliamo fare il tema e tutte le cose che leggiamo, sentiamo dire, e poi mi sono trovata che invece col professore avevano fatto a gruppi, quindi utilizzando gli elementi positivi della didattica a distanza, combattendo contro quelle forme di isolamento drammatico che giustamente gli studenti continuano a denunciare, avevano tirato fuori uno strumento didattico, secondo me estremamente interessante, che diciamo svalorizzandolo nel momento in cui io lo definisco, perché mi sembra molto più di questo rispetto all'esperienza che gli studenti hanno fatto, io lo chiamo un manuale autoprodotto, cioè questo gruppo di studenti ha lavorato a gruppi, e sottolineo perché gli aspetti relazionali e del lavoro in gruppo è un elemento che invece comunque sono riusciti a salvare nel momento della didattica a distanza, tutto un materiale molto organizzato che riguarda gli autori della lettura italiana contemporanea. Ci sono stati scelti alcuni autori con alcuni criteri che adesso vi saranno illustrati, sono state sviluppate queste ricerche, sono stati scritti dei testi che formano questo che io chiamo, svalorizzandolo, un manualetto di letteratura contemporanea. Quindi io adesso mi fermo, il professor Lotti vi spiega rapidamente come ha tormentato gli studenti, poi parlerete voi, poi Lotti concluderà un attimo e poi insomma sentiamo gli altri interventi, concluderà la professoressa Pontecorvo e vi racconta che cosa abbiamo intenzione di fare poi con altri appuntamenti nel corso di quest'anno. Bene, allora grazie. Stefano. Grazie mille Vittoria. Ecco, io avevo preparato 350 slide, poi Vittoria mi ha detto ma no, forse è il caso che parlino gli studenti. No, non erano 350. Però, no, erano 31 però. Però solo 5 minuti per portarvi dove siamo, come siamo partiti e il contesto. Poi lascerò la parola agli studenti e come diceva e studentesse, come diceva Vittoria, concluderò. Condivido allora lo schermo. Vediamo un po' se c'è da condividere. Ecco qua. Chiederei ai miei studenti se riescono a vederlo. Ecco. Riuscite a vederlo? Sì, sì. Sì. Ecco, sostanzialmente questo è il riassunto di quello che è successo, dove è successo, vale a dire il contesto della didattica innovativa, quando, dalla normalità all'esame di Stato passando attraverso la DAD, che cosa, leggere la letteratura che è stata definita circostante, la parola a loro, quindi davvero loro sono i protagonisti, il perché, il come e il con che cosa mi piacerebbe lo dicessero poi loro. Ecco, questo, tanto per chiarire che non siamo a Desenzano ma a Riva del Garda, è il luogo dove ci muoviamo e in particolare non posso non farvi notare, questo è il nostro liceo che attualmente è in ristrutturazione. La nostra storia parte dal 2006 a livello tecnologico, perché siamo tra le prime scuole a utilizzare il registro elettronico, addirittura con ironia ci hanno preso in giro addirittura il ruggito del coniglio, e negli anni, dal 2007, siamo passati all'uso di piattaforme didattiche, dal 2013 abbiamo lavorato anche con Asus, con dei progetti, uno appunto si chiamava Parnasus, e questa è la modalità
di lavoro da molti anni nella nostra scuola, in alcune classi naturalmente, e il Parnassus ovviamente si realizzava con un'immagine che conoscete bene, ma che poi, se guardate con più attenzione, si trasforma in quello che è stato la nostra realtà, quindi con gli studenti all'interno dell'affresco di Raffaello. Spero che i diritti dei Musei Vaticani non dicano qualcosa. Ecco, la nostra prospettiva però si muove su questa frase latina di Origene, no? Quindi non pensare che l'innovazione una volta fatta sia sufficiente, ma l'idea che qualsiasi novità debba essere rinnovata. Ecco, tanto per capire, questo è il contesto della didattica in cui ci stiamo muovendo adesso. Questa è la pagina di ieri della piattaforma che utilizzo con i miei studenti di terza. Ahimè, ho perso quelli di quinta che mi stanno guardando con nessuna nostalgia. E qui vedete il lavoro di 2 mesi di lavoro in classe, ecco, diciamola così. Ecco, quando è successo tutto questo, io l'ho ricordato qui con questa semplicissima slide. Gennaio-marzo già noi lavoravamo, come avete intuito, in modalità mista, con blended learning, quindi in presenza e in piattaforma. La piattaforma che aveva un senso prima, proprio aveva il senso di allargare lo spazio della didattica nello spazio e nel tempo, ecco, diciamo così. Poi vedete marzo e giugno uno screenshot di una situazione, ecco, vedete Elia che è un po' così in verticale, diciamo, di didattica a distanza. Giugno e agosto l'abbiamo utilizzato lo stesso a distanza per andare avanti con il lavoro. Settembre e novembre abbiamo portato a termine il lavoro, siamo ripiombati in DAD, ma il lavoro ha continuato al punto tale da portarci all'esame in maniera più o meno normale. Ecco, la normalità, parlo di dalla normalità all'esame di Stato passando attraverso la DAD, è riassunta in questa slide, in cui vedete come negli anni i corsi siano stati evidentemente utilizzati, e ovviamente non vi faccio entrare nel corso perché altrimenti davvero ci metteremo molti mesi, però dal 2018 fino al 2021 abbiamo utilizzato varie modalità, e li vedete anche su un palco di Rovereto qua e là. Ecco, e sto arrivando alla conclusione, il che cosa è riassunto da questa slide. Ho scelto, ho proposto il nome Modeskine, storpiando l'idea della Moleskine, per trasformarlo in una sorta di Italiana 2000, cioè un vademecum della contemporaneità, che mettesse al centro i testi che di solito non si arrivano ad affrontare e mettesse al centro soprattutto l'idea dello studente che li legge. Ecco perché avevo scritto quell'estetica della ricezione, l'antologia che partiva dal basso. Ecco, quindi ci piacerebbe sentire loro, la loro esperienza, come hanno vissuto e che cosa hanno fatto. Qui, solo per concludere questo mio brevissimo intervento, giunti alle vicinanze dell'esame, come vedete, dell'aurora del ci siamo, è la citazione di Garda quando scoprono i gioielli, appunto, quello che citava Vittoria, è arrivata questa email in cui lei mi ha pregato di lasciare vittime di un prof o un prof vittima dei suoi studenti, quindi quest'ultima richiesta, che mi pare, mi confermerà Fabio, Elia o gli altri, l'ho fatto in maggio, forse agli inizi di giugno, quindi ho chiesto loro in una sorta di quiz di rispondere a una serie di domande che Vittoria ci aveva proposto, e questo probabilmente è anche la traccia che adesso i miei ex, ahimè, studenti cercheranno di raccontarci. Ecco qua. Lascio la condivisione e lascerei la parola a loro. Vittoria, sono stato nei tempi, giusto? Perfetto, bravo, bravo. Allora, i miei studenti sorridono perché sanno che se parto ci vuole solo il campanello a fermarmi, ma penso non lo so. No, ma adesso mettiamo il microfono agli studenti. Allora, certo, prego. Non so come, Fabio, gestisci tu
No, nel senso, io sono qui. Chi vuole cominciare? Sì, mi pare che il discorso che volevate fare si muova su due piani. Uno, quello di ciò che abbiamo, di come abbiamo lavorato proprio durante la didattica a distanza, quindi si parlava di lavoro da soli, che però non è un lavoro da soli, perché nonostante l'isolamento siamo riusciti ecco, a collaborare, forse addirittura più che durante la presenza. E poi l'altro discorso invece è quello chiaramente del progetto Modeskin, che però è un progetto quasi, cioè un progetto molto più individuale, cioè ognuno aveva il suo libro da analizzare e poi chiaramente i risultati invece li abbiamo condivisi con tutta la classe. E non so di cosa vogliamo parlare. A queste due piste penso che vadano bene, quindi se sentiamo tutti quanti, ecco, l'idea proprio di alternare queste due cose, perché è evidente che il discorso poi di Modeskin ci è servito per preparare una parte dell'esame, evidentemente, quindi ha avuto una ricaduta collettiva. Altri lavori, perché non c'è stato solo questo, sono stati invece proprio in team, ecco. Quindi direi, non so Vittoria se voi siete d'accordo, possono seguire queste due piste. Sì. Prego. Allora, però chi è che parla? Allora, intanto diteci intanto gli autori che avete trattato, i libri che avete trattato. Vai, nell'ordine, Fabio. Dai. No, non so se me li ricordo tutti nell'ordine. No, quelli no. Che avete trattato voi, dai. Ah, quelli che abbiamo trattato noi. Io ho trattato La pelle di Corsia Malaparte. Lì è invece arrivato nel 2019 con... Sì. Con Lo Stradone, quindi il libro più giovane, partendo da un San Giorgio in Casa Brock, invece, che oggi non è presente lo studente, però che era proprio il primo, un po' per descrivere questo arco temporale che abbiamo trattato. Ecco, l'ultimo, non so se avete sentito, è quello di Pecoraro, Lo Stradone, che è proprio al centro Roma. Carlotta invece si è occupata di... Io avevo Vite brevi di Rioti. E sono tra quelli che avevano, diciamo, un libro diviso in racconti. Sono l'unica qua, sì, esatto. E quindi 31 racconti, 31 storie, un calendario che raccontava ogni giorno una storia. Di Cavazzoni, se non ricordo male. Di Ermanno Cavazzoni, sì. Mohamed e Alice invece avevano dei testi più vicini alla tradizione scolastica. Io avevo La ragazza di Buve, di Carlo Cassola. E io visto si è fermato Eboli. Di Carlo Levi. Quindi in totale erano 18 forse libri che, come ricordava Elia, partivano dal racconto di Gadda fino al libro di Pecoraro. Prego, non voglio... Raccontateci un po'. Carlotta, dove sei? Ah. Beh, allora parto dal mio libro, diciamo. Sì. Io ho trovato un lavoro, secondo me, un po' diverso dai miei compagni che ci sono qui, perché, come ho detto prima, io avevo 31 storie diverse. Quindi per me, mi ricordo le domande che un po' ci aveva fatto sull'adattarsi al format, per me non è stato, diciamo, io ho adattato il format al mio libro più che io adattarmi al format, non avevo un romanzo da analizzare, avevo tanti piccoli racconti nelle quali ho dovuto trovare una connessione, diciamo, quindi sono stata più io a farmi mio il format più che ad adattarmici, ecco. E se posso magari, ecco, se posso aiutarle un po' con qualche domanda, Alice, tu che sei stata estremamente puntuale in qualsiasi cosa, come ci siamo mossi in questo arco temporale da novembre a giugno dell'anno dopo? Anzi, due anni dopo. Beh, abbiamo iniziato leggendo, chiosando il libro. Noi usiamo questo termine. Abbiamo letto capitolo per capitolo, diviso e proprio schematizzato il libro. Quindi una lettura veramente molto approfondita e dettagliata. E questo è avvenuto... E a aprile, maggio probabilmente? Sì, in piena pandemia, diciamo che è partito da marzo fino a giugno, no? Esatto, quindi la fine della quarta è stata una lettura del romanzo molto approfondita e poi
più o meno durante l'estate, l'inizio della quinta, è stato più un'analisi generale dei temi dei libri, così, fino ad arrivare a dicembre, dove abbiamo condiviso il lavoro con la classe. No, l'avete raccontata ovviamente via, eravamo in DAD. Mohamed, tu ti ricordi, visto che Carlotta ha parlato di format, in che cosa consisteva il format? Prego. Il microfono per Mohamed. Sì, sì, ma adesso l'accende. Ah. Mohamed, vai. Si sente? Si sente? Sì, vai, vai. Allora, il format era... bisognava preparare un testo. Era diviso in tante sezioni, diciamo. Si partiva da un piccolo riassunto breve, un tweet, lo chiamiamo noi, di due righe. E da lì si iniziava ad approfondire nelle varie sezioni successive con i vari personaggi, il contesto storico in cui è stato scritto il libro, fino ad arrivare all'infografica finale che riassumeva il libro, diciamo. Quindi un aspetto, diciamo che abbiamo insistito molto, da una parte sulla lettura e dall'altra anche su forme diverse di riscrittura, no? C'era anche all'interno, se non ricordo male, Elia, una sorta di intervista stile Fahrenheit al testo. Elia, tu che sei l'informatico del gruppo, abbiamo usato ovviamente anche la piattaforma, no? Didattica per seguire questo, altrimenti rimaneva così nel vuoto, o meglio, non era possibile seguire tutti quanti, perché non tutti quanti sono come i cinque presenti qui, ecco, diciamola così. Vai Elia. Sì, sicuramente la piattaforma è stato uno strumento centrale, anche solo per poter caricare il lavoro, riuscire a vedere a che punto eravamo, perché come diceva prima Alice, nel primo periodo, quindi il primo periodo in didattica a distanza, l'ultima parte della quarta, c'era questo tempo lavoro di analisi, in cui si dovevano recuperare parole di glossario, frasi più importanti, ed era un lavoro molto corposo, che non poteva essere fatto sicuramente in un breve periodo, era un lavoro da spalmare su più mesi, quindi in primo luogo la didattica ci permetteva appunto di seguire con delle scadenze precise un po' il lavoro di tutti per riuscire a correggere il tiro per persone magari che erano rimaste un po' più indietro o andare a premiare, diciamo, e quelle che stavano seguendo il lavoro. Poi sicuramente questo è un aspetto di base, ma la piattaforma era anche un punto di partenza per tutto il resto, quindi per le discussioni tra componenti del gruppo, per mettersi d'accordo ad esempio per eventuali chiarimenti, perché si diceva ad esempio è stato un lavoro individuale, ma allo stesso tempo ha racchiuso anche un aspetto più di gruppo, ad esempio in alcune eventualità andare a chiedere un aiuto a un compagno, riuscire a capire in che modo gestire un determinato passaggio, in che modo e come proprio trattare il libro, perché si diceva, Carlotta prima diceva, che il format era quasi più il libro da adattare al format, quindi il format da adattare al libro. Quindi ognuno aveva una sua precisa, un suo preciso modo di vedere, e magari anche lì bisognava riuscire a capire come integrare il libro. C'erano libri che si prestavano molto, appunto, da questo punto di vista, al format proposto, i libri invece che si prestavano meno, bisognava anche lì riuscire a capire come gestirli. E anche questo è partito tutto dalla piattaforma, tra le tante cose. Sì, anche solo... Vai Fabio, scusa. Anche solo riuscire a capire come stanno lavorando gli altri. Scusi? Vai, prego. Anche solo riuscire a capire come stanno lavorando gli altri, cioè proprio gestire il lavoro a step e caricare ogni step in piattaforma ci permetteva di confrontarci proprio su quanto fatto, quindi poi di parlarne in classe e di capire dove si poteva migliorare o cosa si poteva prendere da ogni modalità diversa. Cioè qualcuno ha fatto chiaramente delle scelte diverse da qualcun altro e quindi l'uso della piattaforma per condividere, per fare in modo che tutti vedessero il lavoro di tutti è stato utile anche per quello, per diciamo
integrare gli aspetti positivi di ogni modo. Io aggiungerei solo una cosa a quello che diceva Elia, che era la preoccupazione mia dell'insegnante, perché è evidente che poi si andava a una logica di esame di Stato, no? E quindi con questo progetto erano gli studenti evidentemente che diventavano gli insegnanti dei loro studenti, no? Dei loro compagni, scusate. Quindi quello che ora si chiama la didattica rovesciata, e Seneca definiva gli uomini quando insegnano imparano. Ecco, quindi diventava particolarmente importante un'azione di coordinamento, perché tutti potessero portare via quello che era l'impressione del libro, quelli che erano alcuni brani antologizzati del libro, quelli che erano le parole chiave del libro, il glossario del libro, l'intervista al libro, e poi avevano fatto anche in estate delle video lezioni sul libro, e quindi adesso quel libro me lo tirano anche addosso. Chiedo scusa. Mi sembra giusto. Scusate, io, Vittoria, chiedo scusa, io interagisco proprio per, ecco, non per... va bene, perché, ecco, forse ci sfugge un attimo. Prego. Questa questione del format, cioè sì. Il format l'hai proposto tu o l'hai discusso con loro, l'hai cambiato, ecco. Poi ecco, allora, perché questo è... Naturalmente... Perché, no, mi hanno molto colpito i titoletti, no, del format. No, che sono modalità di lettura diverse. Poi però dentro mi sembra che si inseriscono elementi. Sì, sì. Allora, ecco, quindi allora, se ci spiegate questo forse... Certo, diciamo che, ma solo un accenno, l'idea parte da un corso di aggiornamento organizzato da Michele, sai, Vittoria Ruele, a Trento, che hanno condotto Matteo Marchesini e Simonetti, parlandoci di alcune cose. E quindi siamo andati un po' a cercare in giro che tipo di modalità un po' moderna si poteva proporre per questo tipo di lavoro. Cioè, il timore, lavorando sempre nella scuola, è l'aggettivo paludato. Non so se mi capite. Ecco, quindi qualcosa di agile. Allora, leggendo qua e là, abbiamo trovato alcune soluzioni che io ho proposto alla classe, ovviamente con quella democrazia che in classe c'è, cioè io propongo e dispongo, ma no, loro condividevano naturalmente, e quindi abbiamo trovato una soluzione. Perché? Perché alla fine ne uscisse ne sono uscite mi pare 200 pagine, però con una loro logica, con una loro coerenza, e questo poteva essere un materiale utilizzabile all'esame che seguiva una certa logica. Poi ecco, nello specifico, ripeto, c'era una serie di titoletti, ma sostanzialmente che cos'era? Era l'individuazione da parte dell'esperto, in quel caso, del libro, quindi gli studenti, di alcuni brani, due, tre, che a loro avviso, ecco perché io parlo di estetica della ricezione, a loro avviso potevano essere significativi. Qualche spiegazione, poi nella logica proprio anche del colloquio, verso la fine dell'anno, abbiamo convenuto sulla necessità di renderli il più possibile, fruibili. Quindi la scelta di un unico brano con alcune parole chiave che in qualche modo potessero riassumere i concetti chiave di quel libro. È così, Carlotta? Tu l'hai adattato, ma poi sei arrivata a questo, giusto? Sì, sì, siamo arrivati tutti ad avere un brano con parole chiave, mi pare 5-6 focus, esatto, per brano. Ecco, le parole chiave, a noi piacciono i neologismi, abbiamo utilizzato il termine, anzi è di Andrea, focussare il testo, no? Rendere, trovare i focus del testo e soprattutto spiegarli. E se non ricordo male, ad alcuni di voi, forse proprio Elia, la logica del colloquio è andata a finire proprio sullo stradone, non nel senso che è andato sullo stradone a fare l'esame, ma sul romanzo Lo Stradone. Dico bene, Elia? Sì, sì, confermo, è stato cioè la parte finale, la terza parte in italiano, seconda forse, ma sì, da cui sono partito a parlare, appunto, descrivere il libro, tutto il lavoro che si era fatto durante l'anno. C'è una domanda della professoressa Iello, la vedete in chat? Che chiede di focalizzare forse di più le differenze rispetto a prima che la DAD
No, scusa, l'avevo mandato solo a te perché non so qual è. Ah, ecco, perché non lo vediamo noi. No, no, scusate, allora no, perché pensavo che lei, che Vittoria avesse più il senso della... No, ma mi pare che a questo punto sia utile insegnare. No? Allora, io vorrei capire, perché voi siete ovviamente studenti che avete già un'esperienza col digitale e molto ben, diciamo, sviluppata, un po' quello che Argentin dice essere tipico di un terzo soltanto degli studenti italiani, per intenderci. Quindi voi partivate già con una dimestichezza con il digitale che non è affatto consueta. Allora, il problema che a me interessa, ma non so se è uno solo specifico interesse, è quello di capire la DAD, che diavolo di cambiamenti ha indotto nel vostro modo di lavorare, di vivere le relazioni fra colleghi per imparare, non la metto sull'affettivo perché poi ognuno ha risolto a modo suo, sto ragionando sugli aspetti proprio di gestione di maniera diversa di quello che normalmente voi facevate quando eravate in presenza, pur utilizzando il digitale, perché mi sembra questo un po' la chiave che in qualche misura dovremmo affrontare, perché che voi siate bravi con il digitale, che siete bravi a studiare i libri, a focalizzare le cose importanti, io non ho dubbi, perché onestamente si vede, tanto per intenderci, non è che è perché solo se uno ha un bravo professore in genere è appassionato, appassiona gli studenti e le cose vanno, poi purtroppo si può banalizzare questo discorso, ma francamente mi pare molto sensato. Però in ogni caso invece io vorrei capire la differenza fra il prima e il dopo della DAD. Cosa ha introdotto, cosa ha ridotto, cosa ha fatto di negativo, altrimenti stiamo parlando di una situazione quasi ideale. Professoressa, lascerei la parola, se lei è d'accordo, a Fabio. Perché... Allora, Anna Maria, per favore, perché sennò qui addio. Stiamo va bene, Anna Maria, d'accordo. Chiedo scusa, ma... lascerei la parola a Fabio, perché lui l'aveva accennato prima, l'idea proprio della... Del fatto del lavoro di gruppo, no Fabio? Cioè noi siamo stati a livello tecnologico, io posso rispondere solo brevemente, poi va avanti Fabio, a livello tecnologico per noi non è cambiato nulla, nel senso che prima, durante e dopo, ecco, è cambiato a livello strutturale, è cambiato a livello di scelte, è cambiato a livello di sostenibilità di un certo tipo di lezioni. Abbiamo fatto altre cose, questo Fabio, penso che, non so, loro l'abbiano vissuto più. Prego Fabio. Sì, esatto. A livello tecnico non è cambiato molto, perché in effetti già in italiano e latino avevamo questo approccio comunque con l'utilizzo del digitale, anzi, questo approccio ha modificato sensibilmente il nostro percorso in DAD, perché l'abbiamo visto con altre materie con cui non eravamo abituati a questo tipo di utilizzo, anche della piattaforma per esempio, cioè che tutto si svolge attorno a questa piattaforma e ci siamo dovuti adattare, ecco, con queste materie con cui non eravamo abituati, ecco, c'era ancora da organizzare il lavoro. Il cambiamento in italiano latino naturalmente è stato molto minore. Dei cambiamenti ci sono stati, per esempio appunto con i lavori a gruppi. Lavorare a gruppi in classe non è la stessa cosa che lavorare a gruppi a casa. È addirittura più comodo a casa, perché semplicemente in classe, se ci sono 5 gruppi, ognuno parla uno sopra l'altro all'interno della stessa stanza, è più scomodo naturalmente, ma poi anche abbiamo semplicemente sostituito delle lezioni che potevano essere lezioni frontali del prof con degli incontri, diciamo bene, abbiamo questo lavoro da fare, ci dovrebbe portare via circa questo numero di ore, semplicemente non facciamo lezioni, poi a gruppi ci organizziamo per fare questo tipo di lavoro. Scusate, ma erano incontri digitali o incontri in presenza? Incontri digitali, chiaramente. Magari Fabio racconta come si svolgeva una lezione sincrona tradizionale, ecco, perché l'hai detto, però non è che io andavo a fare un giro. No, beh, ci trovavamo tendenzialmente a inizio lezione tutti insieme. Ci si spiegava le solite, insomma, comunicazioni che bisognava fare su un lavoro che era in atto, un altro di italiano e di latino, e poi si dividevano i gruppi. Quindi di italiano eravamo 5 gruppi,
si divideva la lezione proprio in blocchi e il professore entrava a turno in un momento in un gruppo, un momento in un altro, per fare il punto della situazione, dare le indicazioni necessarie e quindi ogni gruppo aveva una parte della lezione, dell'incontro con il professore e il resto dedicato appunto al lavoro di gruppo. E poi alla fine, quasi sempre, si faceva un... si tornava tutti nell'aula virtuale e si faceva un'altra volta il punto della situazione per vedere come procedevano le cose. Anna Maria, è stato un cambio metodologico più che tecnologico. Uh-huh. Non era possibile lavorare in maniera tradizionale, perché chiaro, io posso parlare con voi ore. Lì si trattava di rendere protagonisti gli studenti facendo cose diverse, quindi certamente adesso stiamo parlando di Moleskine, ma potremmo parlare della mostra delle definizioni dal 4 all'Ottocento. Hanno costruito una logica di oggetti dal loro punto di vista, sempre con i nostri format, naturalmente. Così è il discorso del latino, sono stati loro a ragionare su alcuni testi e chiosarli, tradurli, capirli e in qualche modo condividerli. È cambiata la modalità. Anche io, scusate, avrei una domanda di chiarimento. Quando si riunivano i gruppi nella stessa stanza, ciascuno affrontava un romanzo, un testo, che cosa? No, lì dipende da quello che si faceva. Fabio, prego. Sì, dipende appunto, abbiamo fatto diversi lavori, il progetto appunto sulle definizioni, ogni gruppo parlava, per esempio il mio gruppo doveva affrontare l'umanesimo e il rinascimento, oppure in altre situazioni il mio gruppo ha affrontato, poi i gruppi erano diversi, abbiamo affrontato per esempio Seneca, poi invece verso la fine del quinto anno abbiamo lavorato sulla letteratura del Novecento, oltre ai testi di Moleskine, era un altro lavoro a gruppi. Io personalmente, cioè il mio gruppo ha affrontato la letteratura della neoavanguardia postmoderno, e quindi sì, questi erano i temi. Scusatemi, ogni gruppo c'aveva un argomento a parte o si affrontava lo stesso argomento ma in piccoli gruppi? No, ogni gruppo aveva il suo argomento e poi l'obiettivo era sempre quello di poterlo spiegare agli altri gruppi. Grazie. Ecco, nella condivisione era ovvio che venivano fuori tutti magari problemi e allora lì il ruolo dell'insegnante era quello di chiarire, coordinare, precisare e far finta di. Ecco, far finta di, penso sia chiaro. Alice, vuoi accennarci qualcosa? Mohamed, con o senza occhiali? Carlotta? Posso fare un'altra domanda? Prego, scusi. Allora? Io ho trovato, io ho studenti universitari, ma insomma diciamo quindi poco più grandi di voi, e ho trovato una grande difficoltà nella DAD quando non si è d'accordo. Cioè, diciamo, si riesce a discutere meno profondamente. Un po' perché, per esempio, se adesso io non fossi d'accordo con quello che ha detto Fabio, diciamo, lo vedono tutti, cioè non ci può essere una discussione tra due persone che non mette in campo davanti a tutti il disaccordo, per esempio. E questo può generare dei problemi, tra cui quello di rinunciare a discutere fino in fondo. Allora vorrei sapere com'è andata nei vostri gruppi a distanza, se avete avuto, per esempio, nel definire queste questioni del format, per esempio, focalizziamo sui personaggi oppure sui luoghi descritti, e magari uno diceva no, nel mio testo i luoghi non sono fondamentali. Insomma, se avete avuto dei disaccordi, come li avete affrontati a distanza? Se questo è diverso per voi, è stato diverso, oppure proprio avete rinunciato a controbattere? Beh, c'è da dire che in realtà quando eravamo gruppi, in primo luogo i gruppi erano piccoli, quindi tre persone, e già lì era un ambiente in cui si poteva discutere. Poi su questioni più grandi avevamo magari una volta ogni due settimane un collegamento diretto ai rappresentanti di classe con il professor Lotti per discutere con lui appunto dell'andamento, di cosa non andava, se era troppo carico
quello che stavamo facendo o in generale un po' accordarci anche su quello che stava accadendo. Quindi abbiamo sempre potuto avere questo momento di discussione, almeno con il prof. Poi tra di noi, ovviamente, essendo piccoli gruppi, si risolveva molto facilmente la questione per quanto mi riguarda. Allora, diciamo che per il lavoro che facevano non c'erano grandissime discussioni, nel senso che non abbiamo mai affrontato aspetti, diciamo, di argomentazione e controargomentazione in questo senso. Però è ovvio che quello che ha appena detto Elia, andavano cercate delle forme di alternative di mediazione, no? Quella dell'incontro ogni tanto, perché è evidente che quello che lei dice di conflittualità, magari senza dire nulla, non c'è stata tra loro, ma c'è stato magari con qualche insegnante, anche in maniera molto, molto violenta, e in quel caso abbiamo dovuto operare una logica di mediazione attraverso varie forme. Chiaro che in questa situazione si cercano delle soluzioni. Non è la soluzione ottimale, lo sappiamo, però è stato, secondo me, educativo sia per loro sia per noi docenti, dico. Cioè quello di mettere, ecco, la frase forse più usata da noi è stata quella di mettersi in gioco, ma mettersi in gioco davvero, non per finta. Quindi ecco, così. Non so se abbiamo risposto. Vorrei sapere una cosa, però. Intanto questi gruppi piccoli, no, che hanno lavorato, adesso io mi riferisco al testo letterario, ma insomma, quando avete fatto per gruppi dei pezzi di lavoro, i gruppi come erano organizzati? Ve li organizzavate voi o erano stabiliti con un criterio che nasceva dall'organizzazione della classe o cose del genere? Ma negli anni in realtà abbiamo provato più strade. Allora, se non sbaglio, in terza Prof. Lotti ci ha proposto un quiz dove dovevamo descriverci, dove meglio ci vedevamo, come avvocato del diavolo, il genio del gruppo e... Diciamo che ho proposto un questionario di autopercezione che chiedeva loro di riconoscere i ruoli che avrebbero potuto rivestire all'interno del gruppo. Quindi c'era il leader, c'era il Turing della situazione, il genio, l'avvocato del diavolo e l'estensore del documento, se non sbaglio. Ecco, attraverso questo si sono creati in terza dei gruppi abbastanza interessanti, possiamo dire così. Quindi erano abbastanza omogenei. Sì, omogenei, ma con l'idea che però ognuno aveva un ruolo là dentro. Sostanzialmente sì, sì. Ecco, più o meno. Poi però in quinta hanno voluto fare di testa loro e hanno creato i gruppi un po' come noi facevamo da giovani quando si facevano le squadre di calcio. E quindi gli ultimi due gruppi sono stati quelli che giocavano meno bene a calcio. Non so se è chiara la metafora. Ecco, quindi questo ha portato, no, i presenti lo sanno, un pochettino di problemi, però li hanno abilmente superati, io direi, perché anche il gruppo che non sapeva giocare bene a calcio ha fatto dei lavori forse tra i migliori. Concordate, Carlotta e Alice? Ma più che chiamarlo il gruppo che giocava meno bene a calcio erano quelli magari un po' più timidi che non si sono buttati avanti subito facendo il gruppo e si sono ritrovati nel... Esatto, sì, sì. Quindi ecco, sono state varie le modalità, però l'idea di lavorare su questo tipo di competenza, che è la competenza a collaborare, io lo sto vedendo adesso, ho preso chiaramente una terza, e fanno davvero fatica a capire la logica della collaborazione. Diciamo che, per usare una metafora sportiva, lavorano più come la 4% che ha vinto l'oro rispetto a quella che ha vinto l'inseguimento a squadre di ciclismo. Cioè tendono a fare il loro pezzettino senza magari non confrontarsi, mentre l'idea di una collaborazione è frutto di discussione, è frutto di fatica, è frutto di mediazione, per poi arrivare a una conclusione. Ecco, questo è un percorso che, secondo me, e loro non possono dire il contrario, abbiamo cercato di fare con i presenti. Vero Alice? Dici di sì, giusto Alice? Sì, sì, è proprio sbagliata l'idea che lavorando in gruppo dimezzi il lavoro. In realtà lavorando in gruppo aumenta il lavoro, perché devi pensare, bisogna pensare assieme, consultarsi, se c'è qualcosa che non mettersi d'accordo, e aumenta la dose di lavoro lavorando in gruppo, però è anche un lavoro migliore, si ottiene un risultato migliore.
aumenta anche la dose di apprendimento, magari, perché uno impara tante cose, non solo il contenuto, esatto, ma la convivenza con persone diverse. Quindi... No, mi interessava sapere, è a Carlotta, mi pare, che aveva avuto un tipo di testo diverso dagli altri, no? Ecco, tu hai detto che anche tu avevi il tuo gruppetto, no? Quanti eravate là dentro nel tuo gruppo? Ah no, allora per quanto riguarda il testo di Modeskine, eravamo alcuni ad avere un libro fatto di racconti. Sì, appunto. Sì. Ecco, allora, questo il gruppo che ha lavorato sul libro fatto di pezzi di racconti, e come vi siete Vittoria, scusa, ti interrompo subito, perché il lavoro dell'antologia è stato individuale, quindi ognuno aveva un libro, e quindi non hanno dovuto litigare con nessuno, grazie al cielo, per quella cosa lì. No, ma sì, però chi aveva il libro fatto a racconti e chi invece aveva La ragazza di Bube, per esempio, si sono trovati poi a confrontarsi su due modalità di lavoro che sono state obiettivamente diverse. Lì che avete fatto? Ma devo dire che l'abbiamo approcciato tutti più o meno allo stesso modo. Alla fine ci siamo un po' tutti ritrovati, perché c'erano libri che avevano, ad esempio c'era Centuria con 100 racconti, c'era il mio con 30, ce n'erano alcuni che erano più collegati, alcuni meno, ma alla fine abbiamo tutti puntato sul trovare un senso comune, estrapolare un brano significativo e lavorare tanto su quello. Quindi alla fine devo dire che forse magari anche frutto di questo confronto che abbiamo fatto durante tutta la quarta e la quinta, ci siamo un po' portati tutti sulla stessa lunghezza d'onda, che era anche utile perché poi comunque questi libri erano oggetto di esame della terza parte, e quindi averli tutti, diciamo, strutturati un po' allo stesso modo, con la stessa logica, è stato utile anche da studiare, perché comunque non è banale sentire un libro raccontato, ecco, quindi se veniva raccontato con una certa logica in cui ci si poteva ritrovare, ecco, era sicuramente meglio. Ma quindi la vostra giornata di lavoro, ecco, rispetto al momento in cui invece poi siete stati a scuola, era molto diversa però tra il momento del lavoro in DAD e il momento in cui invece vi siete ritrovati in classe tutti insieme? Ma secondo me per certi aspetti la DAD è stata utile nei lavori di gruppo, come dicevamo prima. Secondo me ogni tanto il problema era proprio anche ritrovarsi. Ad esempio Fabio abita abbastanza lontano, c'era chi aveva i suoi impegni, e quindi magari ritrovarsi al computer la sera, dove tutti erano comunque a casa, comunque tranquilli, e se avevano 2 ore di fila tranquille per lavorare, per me è stato un vantaggio. Sicuramente, ecco, è bello vedersi, ma perché quello è bello, perché... cioè siamo stati in classe 5 anni, è bello anche vedersi ogni tanto, certo. Però dal punto di vista della comunicazione, dell'efficacia della comunicazione, anche della logistica, è stato comodo, la DAD è stata comoda. Mi posso permettere, Carlotta e Vittoria, un incontro come questo, prima della pandemia, non ci sarebbe nemmeno venuto in mente. Non era possibile. Sì, no, non ci sarebbe venuto in mente, era possibile anche prima, chiedo scusa, ma perché la tecnologia c'era, no? Skype, eccetera. Ma facciamo davvero fatica a immaginare, non lo so, coinvolgere gli studenti, eccetera. Sarebbe stato, diciamo che possiamo prendere alcune cose positive e davvero continuare su quella strada. Noi siamo, oggi entriamo nella biblioteca del centro studi in maniera anche, pur con i nostri impegni, però ci siamo dentro, ecco. Quindi quello che diceva Carlotta lo sottoscrivo al massimo. È chiaro che nessuno avrebbe voluto trovarsi in questa situazione. Ci siamo. Però, ecco, ha portato anche aspetti positivi, cioè anche a livello proprio di ripensare il nostro insegnamento, sto parlando da docente, il nostro modo di relazionare, le nostre scelte anche sui contenuti, magari insistere più sulla logica del metodo, no? La domanda di Vittoria sulla diversità, secondo me Carlotta l'ha resa molto bene con la sua risposta. L'uniformità è stata data dal metodo, non certamente dal contenuto, che era completamente diverso. Ecco, tanto per dire, non c'è qui Ilaria, ma a Ilaria è capitato Super Bobinda e lei ha dovuto raccontare alcuni passaggi di Aldo Nove. Scusate, devo raccontarvi una cosa, ma non vorrei dirlo. Ecco, è stato estremamente interessante anche questo, no?
Però chiaramente mettere questo e altri testi forse proprio fa un po' fatica, sembra di vedere la biblioteca più che del centro studi, sembra di vedere la biblioteca del Fumatia Pascal che incollava le pagine di libri totalmente diversi. Ecco. Mohamed, dici qualcosa. Sicuramente la tecnologia ci ha aiutato moltissimo anche a lavorare insieme. Io per esempio sono trovato benissimo, anche con tutti i miei impegni che avevo, riuscivo a trovare del tempo per trovarci e per diciamo lavorare insieme e ad arrivare al contenuto finale che abbiamo presentato poi in classe. Ecco, non è il caso dei presenti, Vittoria, ma è ovvio che lavorando in un certo modo i presenti sono stati di aiuto a quelli che erano più in difficoltà, no? Quindi lavorando sollecitando, confrontando, portandoseli dietro, facendo più fatica, come diceva Alice, molti sono stati anche trascinati in un'operazione che forse in altri momenti avrebbero fatto molta più fatica a fare. Ecco, quindi cerchiamo di vedere anche qualche luce di positività, insomma, non solo in negativo. Ripeto, io dico, spesso ci siamo confrontati con Vittoria, la DAD è stato un fallimento, ma se lo era la DIP è stato un fallimento, cioè anche molta didattica in presenza in molti casi è un fallimento. La DAD è lo specchio di come noi siamo in classe, ecco, noi penso che abbiamo potuto vivere questo, certo si è perso un sacco, per carità, abbiamo dovuto ripensare su questo. Ci sono state alcuni dirigenti che si sono mossi bene, noi possiamo dire di essere stati fortunati, nel senso che il nostro dirigente subito ha detto razionalizziamo, ridimensioniamo e rendiamo la didattica sostenibile, no? E questo è stato fondamentale anche per ripensare il modo di insegnare, ripensare il progetto. Quei progetti che erano in nuce sono stati realizzati in modo diverso, rendendo più protagonisti gli studenti e non passivi. 6 ore di didattica frontale si possono fare anche in Meet o in Zoom, però poi raccogliamo i cocci naturalmente. Ecco, ho mandato a Vittoria, poi magari potrà essere condiviso, a un certo punto in piena DAD ho chiesto loro di partecipare a un concorso, visto che avevano fatto un bel lavoro, da noi si chiama ancora alternanza scuola-lavoro, sul cinema archeologico, una rassegna che si tiene ogni anno a Rovereto. Quindi hanno fatto un bellissimo lavoro e c'era la possibilità di partecipare a un concorso e, come dicevamo fino all'anno scorso, la possibilità di fare soldi. Vi ricordate questa frase, vero? Ecco. Quindi hanno detto, ma come facciamo? Ecco, si sono arrangiati, hanno girato un video, per me straordinario, lo devo dire, insomma, l'ho rivisto prima di mandarlo a Vittoria, mi sono commosso, lo devo dire, 5 minuti, in cui hanno raccontato l'esperienza, l'hanno sintetizzata, l'hanno resa adeguata al contesto, cioè così, e una piccola parte di quel premio l'hanno vinta e quindi si sono portati a casa. Ha fatto testa, anche i soldi. 162 euro a testa. 62 euro a testa. 162 euro. No, ma a testa. Sì, ma noi avevamo intenzione poi nel sito della biblioteca. No, quello che volevo dire di metterlo quel video, al di là della battuta. Al di là della battuta, vedetelo quel video perché è veramente, naturalmente la maestria di Elia c'è dietro, ma il modo di idearlo, di come facciamo, eccetera, l'abbiamo mandato anche a Salvatores in quella confusione del film che ha fatto la pandemia, non l'ha messo, però è stata una soddisfazione anche mandarlo lì. Ecco, quindi, non si potrebbe vedere questo video se dura 5 minuti? Penso di sì. A me farebbe molto piacere. Sì, poi comunque mettiamo. Elia, lo mando io. Io dovrei recuperarlo, quindi se ce l'ho. No, lo prendo io. Aspetta, allora prendilo tu. No, perché è in chiuso. Ma noi poi, anche poi lo pensavamo di metterlo nel sito. Sì, insomma, ecco. Un momento, leggo un messaggio di Miriana.
che si lega, cioè non può parlare perché è nella biblioteca, e dice: comunque a mio parere un cambiamento ingente prodotto dalla DAD sul piano dell'apprendimento e didattico riguarda proprio le relazioni umane. Con i miei compagni di corso era consuetudine incontrarci per studiare insieme, scambiarci informazioni utili per esami e così via. Questo sul piano dell'apprendimento ha un suo peso, perché per quanto possa sembrare assurdo, gli argomenti risultavano essere più semplici. Anche semplicemente il cambiare costantemente i luoghi della formazione, ovvero andare a lezione la mattina, fermarsi in biblioteca durante il pomeriggio, ovvero una routine più dinamica. Ma questo si lega un po' alla... È vero. Ce l'hai allora il video? Sto cercando. Pronto? Ah, no, nonostante... Non ci sei ancora. Lo troverò, un secondo. Ah, no. Magari vogliono, intanto che mi lasciano cercarlo, volete dire qualcos'altro, sicuramente lo trovo. Sì, no, ma quello che mi ha colpito e che io non avevo colto quando avevo visto il lavoro che avete messo insieme, no? È, diciamo, come siete stati obbligati a organizzare il vostro tempo rispetto a un obiettivo. E però poi, da un lato dicevo, oddio, ma allora diventa una cosa più, diciamo, coercitiva, che non dopo domani c'è il compito in classe e quindi dovete aver preparato ABCD, no? E, perché alcune scadenze le avete avute, le avete dovute concordare. Però contemporaneamente mi sembra che invece poi avete avuto anche una maggiore libertà. Allora ecco, vorrei capire meglio se quando vi davate questi appuntamenti, no, come proprio li scansionavate nel tempo rispetto al punto di lavoro che avevate fatto oppure rispetto a una scadenza generale che era quella che in qualche modo vi avevate. Ecco, questo vorrei capire. Ma vado io? Cioè, secondo me quando si lavora in gruppo non si possono aspettare un po' i tempi di tutti, perché come diceva anche prima il professore, c'è gente che si dà da fare subito, ci sono quelli che lasciano tutto alla fine e quindi no, ci si dava una scadenza però abbastanza larga da poter lasciare un po' di respiro, nel senso il tempo per fare le cose con calma senza correre, quindi un incontro di una volta magari a settimana con tutta la settimana magari anche delle ore di orario di italiano lasciate per fare il lavoro era più che comodo, almeno secondo me, per portare a termine. Non ho mai sentito la scadenza opprimente né nulla né niente. Scusa, Mohamed, tu hai detto che tu avevi dovuto conciliare con i tanti impegni che avevi. Volevo capire un po' questi tanti impegni che ti portavano. Hai avuto maggiori difficoltà a conciliare i tuoi impegni con questa modalità di lavoro durante la DAD oppure è stato un po' più comodo per te? Diciamo che con una buona organizzazione riuscivo bene a organizzarmi, quindi distribuivo i miei impegni bene durante la settimana e quindi non mi trovavo ogni giorno sempre stanco o i vari impegni da fare. Quindi, se posso aggiungere, Mohamed, una cosa, è ovvio che le scadenze in periodo di emergenza dovevano essere diverse. Anche la modalità di verifica, eccetera, è stata diversa. Si è cercato di valutare altro. Non è che abbiamo fatto emergenza solo noi, l'hanno fatta anche loro. Ecco. Quindi sì. È tanto per... Ho trovato il video, posso condividervelo? Solo questo. No, ma dopo non vado via. Poi lo fai vedere subito. Ma l'impressione che ho avuto è che hai dovuto puntare molto sulla loro responsabilizzazione, sì, certo. Però. Che è una cosa molto diversa di quando uno da solo si prepara la lezione per essere interrogato. Ecco, non vorrei pensare che è una situazione ideale, però però la Vittoria, percezione che ho è questa. Che, ma questo ma non, chiedo scusa, non è nella logica della DAD. No, appunto. Lavorare in un certo modo spinge alla responsabilizzazione. Fin dalla terza hanno lavorato così e fino in quinta e anche adesso, insomma, il fatto che siano in cinque, senza nessun, cioè con i loro impegni, ha detto veniamo a raccontare qualcosa, cioè questo per me, insomma, la metto come medaglia
di un certo, di una certa modalità, sì, di lavoro. Ecco, sì, senti, ma in che senso, scusa, in che senso è cambiato il tuo modo di valutare? Hai detto deve cambiare anche il tuo... No, nel senso che si sono valutate altre cose, non solo, diciamo che... quali, per esempio? Facci allora, è stata una valutazione più, che, più per competenze che non per conoscenze. La logica... Forse avessi potuto farlo anche prima, no? Sì, appunto, sì, 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 certo. Ma lavorando in quella logica è stato più, più semplice. Non lo so, è chiaro che insegnando latino qualche volta si deve anche saggiare la loro capacità di comprensione testuale. È ovvio che a distanza bisogna trovare altre soluzioni che magari non siano immediatamente ma reperibili da loro. E quindi se in classe si può fare diciamo una classica versione, magari a distanza si può lavorare sulla struttura del periodo che non è così facilmente ritrovabile online. Ecco, in questo senso, cioè trovare soluzioni diverse e farli ragionare in modo diverso. Poi abbiamo adesso provato. Faccio vedere il video, però. Che sì, sì, adesso mi dovete dire però se si vede, se si sente. Non si vede vado. Niente adesso. Aspetta, visione. Non lo vedo proprio, non lo vede nemmeno. Non si vede niente. Grazie, ma non ho l'impressione che non, di non riuscire a... eccolo qua, sì. Lo vedete? Oh, no, sì, presentato. Non si sente bene. Il progetto consisteva nello scegliere e spiegare la rassegna internazionale del cinema archeologico due documentari ad alcuni nostri coetanei. L'esperienza era volta alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e alla formazione di uno studente. No, Elia, aspetta, ma siamo sicuri che questo format funzioni? Ok, no, un'idea, aspetta, proviamo così. Quindi, il 3 ottobre 2019, alla rassegna, cosa abbiamo effettivamente portato? Due presentatori che spiegassero il nostro percorso. Due video spiegativi, due giochi e due iconografiche. Per l'analisi dei documentari avevamo bisogno di imparare a capirne i contenuti e a farli capire agli altri. Ci siamo quindi affidati ad un esperto di video, docente di arte generale di Trento, e abbiamo esaminato i documentari secondo quattro chiavi di lettura: scelte narrative, sintesi sequenze, inquadrature e tecniche archeologiche. Per creare il video sul documentario di Gengis Khan abbiamo deciso di unire ad un format più informale e colloquiale uno più serio e scientifico. Abbiamo ricreato una conversazione tra amici in cucina, dove spieghiamo e commentiamo il film, per poi focalizzarci su un unico concetto e spiegarlo da veri esperti. Per quanto riguarda il secondo documentario, Mysterious Discovery of the Great Pyramid, abbiamo analizzato il film nei diversi piani di lettura, approfondendo le tecniche archeologiche utilizzate. I nostri attori e il personale erano gli esperti in studio, mentre la nostra presentatrice, in esterna, guidava i loro interventi. Per quanto riguarda dietro le quinte dei video, abbiamo utilizzato strumenti diversi. La piattaforma online della scuola per la condivisione tra noi dei materiali raccolti e la comunicazione con i nostri insegnanti, che avveniva attraverso chat, questionari, forum e glossari. Inoltre abbiamo utilizzato un green screen per poter modificare gli sfondi, attrezzatura audio e video professionale e di software di video editing per poter montare il video. Il giorno dell'evento abbiamo esposto agli spettatori il progetto iniziale, il percorso, i prodotti finali e introdotto i due documentari analizzati mediante l'ausilio di infografiche, vista la loro immediatezza e incisività. Per rendere partecipe il pubblico in questa nostra presentazione, abbiamo optato per la creazione di due giochi. Un mini gioco in scatola basato sul gioco dell'Oca, che abbiamo distribuito al pubblico insieme alle sue istruzioni, e un quiz online, al quale poteva partecipare qualsiasi spettatore, utilizzando la piattaforma di Kahoot. Ma durante questo percorso, cosa abbiamo imparato? Le prime competenze che abbiamo acquisito sono quelle legate all'uso delle tecnologie fondamentali per il nostro percorso. Saper navigare, quindi cercare, filtrare e valutare le informazioni, ma anche conoscere la piattaforma, programmi di video editing e applicazioni per creare giochi e infografiche, sono tutte abilità di cui non potevamo fare a meno, che abbiamo in parte appreso e in parte perfezionato durante il percorso. Uno dei nostri punti di forza è stata la comunicazione. Infatti, ogni gruppo è riuscito a coordinarsi con gli altri. La collaborazione tra noi è stata fondamentale per portare a termine il progetto. E soprattutto, lavorando senza un unico leader, ognuno di noi ha avuto l'occasione di spronare e dirigere il gruppo quando necessario. Durante questo progetto non sono certamente mancati problemi,
ma siamo riusciti a risolverli cercando soluzioni anche molto particolari. Siamo stati flessibili, abbiamo modificato molte volte i copioni dei vari video, le coreografiche e i giochi. È stato fondamentale per portare a termine questo lavoro un grande sforzo da parte di tutti. Siamo stati costanti nel eseguire tutto ciò che era necessario con impegno e perseveranza. Questo progetto ci ha spinto ad essere più curiosi, creativi ed avere più spirito di iniziativa. Partendo infatti dalla semplice consegna di esporre la nostra analisi di un documentario, abbiamo creato tutt'altro che un semplice discorso. Abbiamo reso il nostro lavoro più lungo e complicato, ma sicuramente più coinvolgente e creativo. Di questo format, cosa ne pensate? Sì, decisamente meglio. Avete visto che ce l'abbiamo fatta pure stando a casa? Carino, molto carino. Bene. Beh, penso che... Beh, molto bello. Fondazione Aino. Di Ometo. Se lo dobbiamo però mettere nel sito, dobbiamo cercare di mandarlo un po' più... Ecco, non so, questo l'hanno fatto in piena DAD, è chiaro che hanno utilizzato i lavori che avevano fatto fuori in precedenza, però si sono coordinati, hanno trovato anche un'idea brillante che avete visto all'inizio molto paludato, poi l'hanno scombinato e soprattutto sono riusciti a farlo in poco tempo, no? Come diceva Primo Levi, massimo rigore e minimo ingombro. Ecco, questa è veramente l'idea. Se voi siete d'accordo, visto che avevo la condivisione, vi farei vedere un'ultima cosa. Sì. Guardate, sono solo 5 minuti. Vi farei vedere come si è conclusa l'esperienza della DAD con gli studenti. Posso? Sì, sì, vai, vai. Il gatto c'è di nuovo. È certo che c'è il gatto. Mi presente durante la DAD, sì. Sempre. Allora, ditemi se vedete, sì? Sì. Perfetto. Sì. Allora, l'idea della didattica innovativa, se va avanti, eccolo, la didattica per idee ha portato alla conclusione a costruire un gioco della DAD, lo vedete lì nell'occasione della cena di classe, e il gioco, brevemente, è uno dei più moderni giochi educativi, si ispira al gioco da tavolo per antonomasia, il gioco dell'Oca. Il nome sembra accostarlo facilmente ai classici giochi di daddi, ma è decisamente una falsa etimologia. Più convincente è la teoria che lo lega alle manifestazioni di follia collettiva associabili alle baccanti. Il gioco, come lo conosciamo noi, deve la sua origine ad un piccolo, piccolo, piccolo virus. Ecco, una breve sinossi del gioco, se voi vorrete commercializzarlo, simula l'esperienza vissuta in dad. Quindi riproduce in collegamento in sincrono di 16 persone, mentre in asincrono ognuno fa quello che gli pare. Ogni persona all'inizio del gioco dovrà immaginare il luogo del collegamento, individuando di conseguenza lo sfondo migliore, librerie, finestre, stufe, armadi, sfondi, black screen. Ecco, solitamente pensare di rifiutarsi di accendere la webcam, pur con vari escamotage, comporta la perdita di vari turni di gioco. Ecco, lo svolgimento del gioco è un po' particolare, perché... Se ricordate la complessità con cui alcuni dirigenti, non il nostro, contavano i minuti, allora abbiamo deciso di... sono 3 dadi, i primi 2 dadi per il sincrono mantengono il loro valore numerico, ogni punto equivale a 5 minuti di lezione, poi il dado per la sincrono vale 7 minuti, ma va sottratto al sincrono. E quindi se uno lancia, per esempio, 2 dadi con 5 e 4, per 5 sono 45 minuti, il dado della sincrono esce un 3, e quindi viene fuori un 21 minuti, il team avanzerà 45 meno 21 minuti, quindi 5 caselle. Questo è il gioco, questo era il tabellone, e come vedete è fatto di varie caselle personalizzate. Ve ne mostro, e sto finendo, ve ne mostro solo alcune. Ecco, la prima è quella di la casella Moodle, che è la piattaforma. Il concorrente che ha la fortuna, rara ormai in Italia, di utilizzare questa piattaforma, sperimenta una reale didattica a distanza e può lanciare nuovamente i dadi. La casella Moodle Skin, che è l'antologia che tutti hanno fatto
che abbiamo visto, ecco, questa si rimane bloccati finché non si legge fino all'ultima pagina del libro segnato dal prof. Alcuni concorrenti, si dice, sono ancora fermi da più di un anno sulla casella e sono riusciti a far credere di aver letto il libro con innumerevoli sotterfugi. Se si intende proseguire, il gioco ci si ferma due turni. Leggo ancora due caselle, questa è la casella Classroom, che dal nostro punto di vista è la casella killer della DAD. Si esce dal gioco, dalla classe, dalla scuola, dal mondo, dalla galassia, dall'universo, dal multiverso, però si può azzerare tutto ripartendo dalla casella 1. La casella mutande, tanto sono in DAD, il giocatore ci chiama tre turni, soprattutto perché ha fatto la stessa scelta anche nella didattica in presenza. Quindi, ci sono poi due caselle speciali, la casella che abbiamo visto adesso di Carlotta, scusi profi il gatto, lancia di nuovo il dado per aver animato la lezione a distanza, e scusi profi il drago, il giocatore si ferma un turno perché non esistono i draghi. Poi c'è la casella scusi prof, ha suonato il corriere, il giocatore si ferma un turno per andare ad aprire, un altro per vedere se quello che aveva ordinato è effettivamente arrivato. La casella lingua latina, particolarmente amata dai miei cari studenti anche presenti, qui in un cloculum venit, è fuse flet, et se penitet optionem scienziarum ad peccatarum non deligisse, is autea, igitur paulatum consiste. Paulatum consiste. Allora, chi arriva in questa casella piange in maniera proprio sconsiderata e si pente di non aver scelto l'opzione delle scienze applicate. E quindi si ferma per un po'. Ecco, l'ultima casella speciale che vi mostro è il concorrente deve indovinare una delle sigle inventate in questi due anni in relazione alla didattica alla distanza. Se indovina, lancia di nuovo i dadi, altrimenti si ferma un turno. Sarebbe bello farlo con voi, DDT, didattica decisamente terapiattista, DDD, didattica doverosamente dandy, DIP, didattica iperprotezionista, DST, didattica super tecnologica, DTS, didattica tendenzialmente sempliciotta, DAB, didattica abbastanza ben pensante, DAC, didattica asimmetricamente cabalistica, DUD, didattica universalmente devastante, DUC, didattica unicamente criptica, e dic, duc, fac, fer, vabbè, questo ci voleva per il malatino. Ecco, terminerei con cinque caselle personalizzate prese proprio a caso. La casella Carlotta, ecco, la giocatrice si ferma due turni e litiga con i compagni per una questione di precedenze, fa valere le sue ragioni con i prof, discute con il dirigente sull'esistenza degli alieni e impone la sua visione sulla fisica quantistica. Se l'avete conosciuta, questa è Carlotta. Alice, la giocatrice si ferma un turno per controllare quanto era stato assegnato dai prof sia stato fatto, un altro per rivedere quanto era stato assegnato dai prof, un altro per ripassare nuovamente quanto era stato assegnato dai prof, un altro per capire se quell'esempio del prof era reale oppure no. Questa è Alice, ma solo casualmente. Gli ultimi tre, Fabio, il giocatore si ferma un turno per leggere con voce impostata lo scontrino del supermarket, un altro turno per declamare i cartelli stradali tra Tremosine, dove abita, e Riva del Garda, un altro turno per proclamare le qualità organolettiche della formagella di Tremosine, un altro. La casella Elia, il giocatore si ferma un turno per preparare il green screen, un altro per allestire le videocamere, un altro per controllare la qualità dell'audio, un altro per montare il girato del giorno, un altro. La cartella, l'ultima casella con cui vi saluto, è la casella Mohamed, il giocatore si ferma un turno per togliersi gli occhiali e un altro turno per rimettersi. Salta a causa di una freddura del professor Lotti e chiede di non rientrare in DAD prima della garanzia da parte del prof di non ripetere scemenze simili. Questo è il bravi. In cui l'abbiamo fatto e... come vedete, insomma, ci stavano abbastanza divertendo. Lei pure noi. Siccome c'è la professoressa Aiello, gli dovremmo far vedere una volta la professoressa Aiello quella specie di gioco dell'oca che tu hai fatto sulle nostre sedute di scuola. Era in Valsopoli. In Valsopoli, che è una delle, è una delle, ovviamente, costruito sul Monopoli, naturalmente, tutte le vie erano le vie che dicevano via, item, via, prove strutturate, via, ma nel senso proprio via, no? Via di e una delle caselle speciali era la casella dedicata a Vittoria, quella che evidentemente raccontava in alcune caselle, ma penso ce l'abbia ancora, tutta praticamente la storia dagli Egizi a oggi, perché ha incontrato tutti i grandi personaggi della storia.
Scemo, vabbè, abbiamo finito. Ecco, chiedo scusa, la conclusione era un po' divergente, ma ecco, spero che l'abbiate apprezzata comunque. No. Gli studenti mi dicono che l'avevano apprezzata il giorno della cena, giusto Alice? Non potete dire no. Ecco. E qualcuno se l'ha portato a casa il gioco poi? Tutti. Ah sì, vedo. Mi ha stampato una copia per tutti, ce l'abbiamo tutti almeno. Perfetto, benissimo. Ecco. Allora, molto bene. Clotilde, allora, se tu concludi, non devo dire niente di speciale. Devo dire che quando io cercavo di far lavorare in gruppi gli studenti, mi facevo dare le ultime ore per occupare delle classi vuote e metterci dei gruppi, perché uno dei problemi, come ha detto un vostro studente, è che se uno discute in gruppo in una stessa classe si dà fastidio. Allora, ovviamente, questo che significa? Che li lasci liberi senza controllo, perché ti fidi di loro come loro si fidano di te, e poi perché li lasci lavorare per fare quello che vogliono fare. Allora, quello che mi è piaciuto moltissimo è che gli studenti si sono impadroniti della piattaforma, cioè la piattaforma è diventata loro, se ne sono impadroniti, insomma, non è che sono stati strumento, l'hanno usato come si deve usare, come lo usiamo noi in questo momento, per parlarci, per vederci, anche se siamo a chilometri di distanza. Quindi mi piace moltissimo e devo dire che mi pare molto intelligente, perché ovviamente la cosa fondamentale è che uno sia padrone del proprio apprendimento e non che l'apprendimento dipende da un altro. Purtroppo poi non è così. L'apprendimento dipende da noi. E noi che lo guidiamo, e il gruppo è lo strumento fondamentale. Io quindi vi ringrazio moltissimo, perché secondo me è un'esperienza molto bella e vorrei dire forse anche riproducibile, senza enormi difficoltà. Questa così è l'impressione, ma non so se voi siete d'accordo. E l'altra cosa è che noi faremo altri due incontri prima della fine dell'anno. Uno con Lotti, in cui Stefano presenta in modo analitico il suo progetto didattico che ci ha mandato per scritto, ma vogliamo dargli il tempo di presentarlo, e un altro con il materiale di Maestri di Strada che ci ha mandato Cesare Moreno. E beh, dobbiamo chiedere a loro di presentarlo, sì. E questi due incontri saranno il 14 e il 21 dicembre. Quando vuoi. Va bene. Per me sarebbe meglio il 21. Vabbè, allora te ti mettiamo il 21. Grazie. Vittoria è iscritta? Il sito del centro. Quindi restano consultabili, utilizzabili. Però ragazzi, io sono una signora più che adulta, anziana. Sono stata piccola durante la guerra e durante la persecuzione dei nazisti e andavo in giro da sola. Ma ragazzi, io il panico non ce l'ho mai avuto. Ci ho avuto problemi. Mangiare, si mangiava molto poco, mi mancava lo zucchero. Avevo paura un po' delle bombe quando sono cominciati a passare su Roma le fortezze volanti. Saggiamente avevo paura delle bombe, però avevo delle paure molto concrete. Ovviamente sapevo che non dovevo dire che ero ebrea, questo mia mamma me l'aveva detto con molta chiarezza, e quindi, detto questo, andavo a scuola, attraversavo il Ponte Sisto e andavo a Santa Maria Trastevere, una scuoletta di monache di Santa Ruffina, per me una enorme cosa. Ma invece poi quando sono andata a vedere la scuoletta microscopica, dove ho imparato una cosa fondamentale.
Ave Maria, grazia plena. Quando suona la sirena, quando cade la bombetta, corri, corri in tutta fretta. E allora uno che mi ha fatto l'intervista ha detto, professore, cioè, ma questa non è l'Ave Maria. Io ho detto, lo so, ma questa è la Votropaia, quindi è fondamentale. E l'ho imparata dalle compagne di scuola della mia scuoletta di Santa Rufina, dove andavo da sola perché mia madre non è uscita mai. I miei fratelli, meno che mai, che c'erano 10 anni più di me. E stavamo a Piazza Farnese dalle suore di Santa Brigida, che ci hanno salvato, ovviamente. Però, ragazzi, ma cos'è sto panico? Con Clotilde ci siamo sentite veramente che siamo di un altro mondo. Perché dicevamo, come mai è venuta questa grande fragilità, che secondo me dipende dai genitori, anche dai ragazzi, per cui questa esperienza è un'esperienza che è diventata così tangibile rispetto a una malattia vissuta in un fortissimo cambiamento però di abitudini usuali, ecco. Questo ci colpiva molto. Stamattina ci siamo messi un po' di scuse. Siccome parlando con gli insegnanti dicono che i ragazzi hanno le crisi di panico. Ma ragazzi, lo so cosa sono le crisi di panico, ma perché ce l'hanno dei ragazzi? In una grande città ha avuto senza strumenti di analisi. Okay. Devo dire, perché se non vede gli incontri generali che parlano di scuola, pensano di mettere tante consulenze di tipo psicologico, no? Di sostegno. A me questa idea di rimandare i ragazzi a scuola con lo psicologo dietro le spalle mi mette un po' paura. Però effettivamente, anche se avendo io formato alcune migliaia di psicologi, penso che almeno lavorano. È un punto di vista. Ci siamo sentite un po' di un altro mondo, quando tutte e due dicevamo, ma che cosa vuol dire questo panico che si manifesta? Io non penso tanto per la scuola, quanto proprio per queste interruzioni di alcune abitudini di vita, che però evidentemente sono state devastanti, andranno studiate in qualche modo. Ecco. Sì, sì, ma non forse non da noi. Non da noi sicuramente. No. No. È una realtà che bilanciamo. Ma tu che pensi di questo? Abbiamo sentito Anna, vediamo. No, abbiamo finito. Io ringrazio appunto dell'invito naturalmente la professoressa Bottencorvo e Vittoria. Speriamo che insomma possa essere stato interessante. Naturalmente un grazie grandissimo ai miei ex ormai studenti, perché insomma sono proprio bravi, ecco, lo dico. Eh sì. Sono sopravvissuti a 5 anni. Per fortuna non ti abbiamo sentito, Vittoria. Va bene. Grazie. Bravi. Grazie allora a tutti. Allora, arrivederci. Grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Ci vediamo. Grazie, buona serata. Ciao. Buona serata. Arrivederci. Io contatto.